importante per la scuola in generale, ma certamente per noi è un grosso obiettivo, integrare le dimensioni del bambino, dello studente, e in particolar modo quelle dimensioni espressive che fanno sì, tirano fuori i talenti personali, ma anche le attitudini personali e la possibilità di potersi sentire comunque parte del tutto senza essere valutato o classificato, e questo è l'elemento fondamentale. Ci lavoriamo da tempo, privilegiamo proprio queste dimensioni in quanto l'istruzione, gli strumenti basilari del leggere, scrivere, far di conto, cosiddetta in maniera bruneriana se vogliamo, di memoria, si devono assolutamente integrare con quelle che sono le dimensioni della persona tutta nella complessità. E per quanto riguarda il progetto Teatro in inglese, non solo qui a Borgo Primo Maggio, ma anche nell'altro plesso della scuola primaria, da quest'anno siamo partiti con questa sperimentazione. Progetto che già era avviato nella scuola media, e anche dall'anno scorso abbiamo deciso di partecipare e aderire anche noi. Il progetto Teatro in lingua inglese tende a favorire nei bambini questa capacità di esprimersi in un'altra lingua in maniera giocosa, divertente, in maniera naturale, utilizzando anche le strutture e le capacità già imparate precedentemente. Ci avvaliamo di questa collaborazione con un esperto perché imposta un po' il lavoro teatrale, la pronuncia, perché è proprio di madrelingua, e noi poi insegnanti ci lavoriamo durante la settimana con i bambini. Poi analizziamo il copione, vediamo le strutture che già si conoscevano, perfezioniamo un po' la pronuncia. Ecco. Nella mia classe in effetti sono presenti più di un bambino con difficoltà di apprendimento, e invece in questa attività sono stati bravissimi, sono stati coinvolti, attenti, hanno memorizzato bene. Insomma. No. Negli altri anni abbiamo fatto anche altre attività teatrali in lingua italiana, ovviamente abbiamo sfruttato le capacità di un insegnante qui del plesso, e quest'anno abbiamo fatto uno spettacolo sulla scienza. Ogni bambino vestito da scienziato doveva presentare un esperimento. Noi
vogliamo assolutamente che l'inglese diventi quindi questo veicolo, questa lingua di comunicazione, attraverso però un apprendimento che sia sempre più gioioso e giocoso, quindi più naturale possibile, perché la difficoltà grossa dei noi italiani è proprio, no, percepire la seconda lingua come un secondo elemento di comunicazione nella dimensione naturale del nostro essere comunicativo. Ti piace studiare inglese così? Sì, tanto. Perché? Perché si imparano cose nuove e poi da grande puoi andare anche in Inghilterra se vuoi. Perché ci si diverte. Lo fate sempre così? Oh. A volte non ce la sono. Perché si imparano cose nuove invece di studiare in classe, col libro è più divertente qua. E cosa hai imparato quest'anno? Cose nuove, recitare in inglese e nuove parole in inglese. Per me è piaciuto perché l'ho fatto insieme ai miei compagni e ci sono, soprattutto mi prendono con la telecamera. E ti piace studiare inglese così? Diciamo di sì.